Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccoci in un nuovo video, benvenuti. Allora, ieri sono venute fuori altre cose per quanto riguarda la situazione Prestiti Gate. Dunque, sono state mostrate nuove prove, sono state fatte nuove accuse pesanti verso Denis. Insomma, veramente qui non si riesce a mettere un punto a tutta questa storia. Dunque, è stata fatta l'ennesima live guasta. È venuto fuori che Denis è stato uno scroccone che si è approfittato della bontà dei coniugi, che era lui in realtà quello con problemi economici e quindi lui a chiedere dei soldi. Insomma, è stata data un'altra versione totalmente diversa dalla precedente, ecco. Ma andiamo con ordine. Io vi chiedo però di ascoltare tutto il video perché poi è stata aperta un'altra live pucciosa che ho visto non ha molte visualizzazioni, quindi sicuramente non avete seguito tutto quello che è successo dopo. Allora, tutto è cominciato nel pomeriggio. Fetta ha aperto una live dove ci ha fatto vedere nuovamente gli screen delle ricevute di PayPal di Denis con tutti i soldi prestati quindi ai coniugi. In un commento Chiara ha detto invece che è Denis che deve restituirle questi soldi, quindi lei ha nuovamente cambiato versione, quindi dice che è lei che ha fatto dei prestiti. Fate poi ha fatto vedere ancora lo screen delle famose 1000 euro, quelle prima versate sul conto di Chiara, poi tornate invece sul conto di Denis. Quindi la famosa storia del giroconto, no? Ecco, Chiara invece all'inizio voleva far credere che era stata proprio lei ad aver prestato queste famose 1000 euro a Denis, ecco, quando in realtà non è così. Poi si è parlato anche del fatto che Denis non ha preso provvedimenti per tutta questa faccenda. Lui dice che non l'ha fatto perché loro risultano nulla tenenti, quindi lui andrebbe a spendere più di avvocato, di udienze, insomma, quindi in realtà più della cifra che gli ha prestato. Ecco, quindi lui non si è mosso legalmente per questo motivo, perché andrebbe solamente a rimetterci. Poteva mancare la risposta di Chiara a questa live? Ovviamente no. Dunque, lei in serata ha pubblicato un post sulla sua community dicendo che avrebbe fatto, diciamo, avrebbe sbugiardato nuovamente Fate e Denis, quindi gli avrebbe fatto fare una figuraccia epica e avrebbe mostrato nuove prove. Quindi apre una live imbufalita dicendo che ha assistito all'ennesimo spettacolo di diffamazione nei suoi confronti. Questa è l'ultima volta che parlerà di questa storia e dice che farà vedere anche tutte le sue ricevute, le conversazioni. E quindi dimostrerà che è Denis che doveva restituire dei soldi a loro e per farlo pensate un po' che ha addirittura dovuto chiedere un prestito in banca. Ecco, lei dice non voleva arrivare fino a questo punto, ma è stata costretta perché qui si stanno continuando a fare delle diffamazioni nei suoi confronti, a rinfangarla. Ecco, comunque lei ci mostra come prima cosa una foto del profilo Facebook della madre di Denis, ecco, e dice quindi di stare attento perché lei ha anche il suo numero di telefono, quindi può contattarla e metterla al corrente di tutto lo schifo che sta facendo il figlio nei suoi confronti. Poi passa a farci vedere degli screen su questi famosi prestiti. Dunque, risulta che i famosi 400 euro Denis li avrebbe inviati il 29 di luglio a mezzanotte inoltrata, ecco. Lei dice che però è tornata da Viserbella il 28 luglio di mattina, ecco. Quindi è impossibile che Denis le ha inviato questi soldi perché loro erano rimasti a secco, no? Per tornare a Milano. Ecco, appunto, quel pagamento risulta effettuato il giorno dopo del loro ritorno. Quindi lui dice che in realtà ha mandato quei soldi perché
lui era in debito con lei, ecco quindi il perché di quel versamento. Poi inoltre fa vedere anche altri screen di altri soldi inviati sempre da Dennis, ma lei si giustifica dicendo che lei andava da Primark, quindi lui la commissionava di comprare delle cose anche per lui. Allora lei anticipava questi soldi e lui poi glieli restituiva. Poi in altri screen dove Dennis aveva inserito come causale benzina e cose varie, ecco, lei dice che anche in quel caso quelli erano soldi che lui doveva a loro. Sul famoso poi giroconto di 1.000 euro, ecco, dice che quello era un tentativo di Dennis per comprarla, perché loro avevano litigato. Lei si trovava in quel momento a Roma da lui, voleva andarsene, non lo sopportava più, quindi voleva uscire assolutamente da quella casa, ecco. Lui allora le invia questi soldi e lei glieli restituisce immediatamente, perché dice che lei non è in vendita, nessuno può comprarla. Poi inizia a mostrarci alcune chat che hanno avuto a luglio. Calcolate che Dennis ora sul cellulare lo ha registrato come maniaco, cioè rendiamoci conto, quindi da fratello di sangue a maniaco è un attimo. Ma poi io dico mostrarlo così su YouTube davanti a tutti, bah, vabbè. Comunque c'è un messaggio di Davide che dice a Dennis di trovarsi nella merda perché hanno pochi soldi e quindi gli farebbe comodo che appunto Dennis gli restituisse 300 euro che gli avevano dato loro in precedenza, calcolando quindi che hanno tante cose da pagare, quindi si trovano in difficoltà ad arrivare a fine mese, ecco. Anche Chiara poi gli manda un messaggio dicendogli che deve pagare diverse rate, infatti lei ci fa vedere una lista di importi diversi di Scala Pay, veramente tante rate quindi aveva in quel periodo. Quindi gli dice a Dennis se può trovare il modo di restituirle questi soldi, anche perché loro prima si erano accordati diversamente, cioè che quando lui fosse andato a Milano a settembre, credo, gliel'avrebbe restituito in quel momento. Però ora ecco, a lei servivano questi soldi, gli fa anche vedere la foto del suo conto corrente per fargli vedere appunto che ha solo 500 euro. Ecco, quindi lei con questo ha voluto dimostrare che era Dennis quello in debito con loro e che non è neanche vera tutta la storia del rientro anticipato da Viserbella, perché loro erano rimasti senza una lira e quindi Dennis lì gli aveva inviato questi soldi per tornare a Milano, ecco perché lei dice sul suo conto aveva queste 500 euro. Le cose però, ragazzi, che a me sinceramente non tornano sono due. Allora, la prima è che praticamente lei ha mostrato quello screen di appunto quelle 400 euro che Dennis le avrebbe dato. Ma io ho detto però, allora, se Dennis in realtà era in debito con loro di 300 euro, perché lui a questo punto gli ha fatto il pagamento di 400, cioè gli ha dovuto dare anche gli interessi? Bah, la cosa mi sembra un po' strana, ecco, lei non ha fatto vedere nessun versamento di quelle famose 300 euro, quindi non lo so. Poi la seconda cosa anche che non mi quadra è che lei aveva detto che Dennis, per ridargli appunto questi soldi prestati, aveva fatto addirittura un prestito in banca. Ecco, ma io ho detto, ma addirittura ora, cioè a te servono 300 euro e tu vai a farteli dare alla banca? Cioè, a me questa cosa sinceramente non torna, anche perché Dennis a me non è mai sembrato una persona in difficoltà economica. Ricordiamo anche tutti i regali che faceva ai coniugi, Natale, compleanni, cioè ogni volta lì spendeva più di 1.000 euro, loro l'hanno fatto proprio vedere in diversi video, insomma. Quindi non mi sembra che non ha 300 euro in tasca o sul suo conto corrente, insomma. Poi addirittura, cioè, credo che se gli servivano queste 300 euro famose, andava, che ne so, da sua madre, da un suo amico, da un suo familiare. Ecco, non è che ti vai a mettere, cioè vai a chiedere un prestito in banca di 300 euro, ma mai sentita questa cosa. Comunque, vabbè.
Poi cosa succede? Lei apre un'altra live sul canale di coppia perché nel suo c'era il moderatore fantasma, quindi lei non poteva interagire con la chat e lì continua ancora dicendo che quindi Denis in realtà non le ha fatto nessun prestito, neanche quello del carattrezzi è vero, quindi è tutta fantascienza. Dice che lui vuole indietro solamente i soldi della vacanza che le ha regalato a Sperlonga, quindi quelle 411 euro, loro volevano restituirli, però ora ovviamente non ci pensano proprio, ecco. Dice che lei ha speso tanti soldi quando lui era ospite da loro, quindi ogni volta che andava a Milano lui voleva sempre le cose dell'outlet dolciario, voleva fare sempre gli aperitivi, voleva comprare le birre, dice che addirittura mangiava come una belva, cioè Denis mangiava come una belva. A me sembra che quell'uomo ha gli scontrini di 70 euro di arancini. Comunque, chiudiamo questa piccola parentesi. Comunque dice anche che lui era uno scostumato perché finiva tutto quello che loro compravano, ecco, quindi lei dice che hanno sempre pagato tutto loro e quando loro sono andati poi a Roma da lui, lui non li ha trattati da ospiti, ecco, dice che a lei ha fatto spendere altri soldi e a lei ovviamente questa cosa non le è stata bene, ecco, tant'è che hanno anche avuto una discussione, dice che è stato un vero cafone. Poi si lamenta anche del fatto di quando erano in vacanza a Sperlonga, lui dice di aver portato anche la spesa, però aveva preso del pesce, del salmone, vino, vinacci, spumanti, cose che insomma a lei non piacevano, ecco, quindi lei anche lì ha dovuto fare altra spesa. Cioè, ma ti rendi conto? Io dico, tu ti scaldi tanto, cioè ti incazzi anche per questa cosa? Allora, quello gli aveva offerto la vacanza. Ha dichiarato anche Chiara proprio ieri che aveva pagato anche lui lo stabilimento balneare appunto di quando erano lì a Sperlonga, no? Quindi ogni volta che loro cambiavano spiaggia era Denis che pagava. Aveva portato persino la spesa da Roma, cioè, e neanche le è andata bene questa cosa, perché lei poi ovviamente aveva dovuto rifare la spesa perché lui aveva portato cose che non le piacevano. Cioè, ma questa donna secondo me è veramente assurda, ma come si fa, dico io, ma un po' di pudore, io non so come è stata abituata veramente questa signora. Comunque lei continua poi dicendo che Denis non naviga nell'oro, che si fa mantenere da sua madre, ecco, dice che non è vero che ha una casa di 140-130 metri quadrati, ma ha solamente due locali, ecco, invece dice che lui l'ha costretta a dire di avere questa casa grande. E dice appunto che ha solamente una camera da letto, una sala. Questa camera da letto poi Denis l'ha gentilmente ceduta a loro quando appunto sono andati a trovarlo a Roma. Loro volevano andare in albergo, non volevano stare lì, è lui che ha insistito, ha iniziato a fare dei piagnistei per farli rimanere, ecco. A me, ragazzi, sinceramente sembra un déjà vu, stessa identica cosa, se non ricordo male, che successe in Basilicata con Blues, no? Lei che voleva andare in albergo, quella famiglia invece che non gliel'ha permesso perché, no, Chiara, dovete essere nostri ospiti, dovete stare qui a casa, insomma stesse identiche cose. Comunque, andando avanti, lei ribadisce ancora che lui voleva comprarla con quelle famose 1000 euro, ma lei non è in vendita, è una donna sposata. Dice che lui deve farsi passare l'ossessione che ha nei suoi confronti, gli serve addirittura uno psichiatra perché lui è completamente ossessionato da lei. Lei è stufa, dice che se non la smette di diffamarla, quindi chiamerà sua madre, il datore di lavoro. Addirittura dice che se lei starà male andrà in ospedale, si farà refertare tutto e la pagherà per nuova, ecco. Poi inizia a sbraitare dicendo: vergognati, mi hai diffamato, sei ossessionato. Dice che è stata violata la sua privacy, che gli ha fatto anche le foto di nascosto, pensate un po', o per bullizzarla oppure per farsi i seghini di nascosto. Cioè, rendiamoci conto, io veramente allibita, che schifo. Comunque
Dice che la sta tormentando, comunque lei può avere anche degli attacchi di panico per questa situazione, quindi dice che manderà tutti i referti a casa di sua madre, quelli dell'ospedale, perché lei ha anche l'indirizzo della madre, insomma. Dice che questo è l'ultimo avviso che gli dà, gli manderà anche la diffida dall'avvocato. Ora lei non parlerà più di questa storia e se solamente sentirà un'altra parola, lei si muoverà in questo modo. Contatterà la madre, contatterà il datore di lavoro e manderà immediatamente la diffida, ecco. Quindi lei chiude questa live dicendo basta, basta, voglio essere lasciata in pace, non nominerò più questa storia, non nominerò più nessuno, ma lasciatemi in pace. Ragazzi, allora che dire? Io ve l'ho detto dall'inizio. Ma già da diverse settimane ormai ho detto questa sarà una storia infinita. Ogni giorno dice non ne parlerò più, ma puntualmente eccola lì in una delle sue live. Basta. Io però, ragazzi, devo essere sincera, non riesco a capire tanto il comportamento di Denis. Ecco, questa cosa mi lascia un po' perplessa perché a quanto ho capito lui non ha preso nessun provvedimento verso Chiara. Ora, diciamo, a prescindere dai soldi che questa gli deve restituire, ma diciamo tutte le accuse pesanti che le ha rivolto, ecco, diciamo che l'ha accusato di cose gravissime, quindi io veramente, se fossi stata al suo posto, l'avrei rovinata. Ecco, cioè, ma che stiamo scherzando? Spiattellato così davanti a YouTube con l'accusa di essere un molestatore, un porco, un maniaco, cioè addirittura un maniaco. Cioè, io veramente avrei preso provvedimenti, ecco, e quindi non capisco come mai lui se ne è stato così con le mani in mano. Ora, secondo me, a prescindere che loro sono nullatenenti, che sì, l'avvocato costa e quindi lui andrebbe a rimetterci, però sinceramente io non gliel'avrei fatta passare liscia, ecco. Ho visto anche molti commenti che la pensano in questo modo, infatti molti sono rimasti perplessi da questa cosa. E non lo so, ragazzi. Comunque, questo è tutto quello che è successo ieri. Quindi sono venute fuori nuove verità. Come al solito, le carte in tavola sono state nuovamente cambiate. Qui sono state dette 100.000 versioni. Quella di ieri, appunto, è stata questa. Che a quanto pare ora è Dennis che ha debiti con loro, quindi che erano loro che prestavano i soldi a Dennis perché lui non naviga nell'oro, quindi ha avuto sempre difficoltà economiche. Io non ci sto capendo più una mazza, ve lo dico. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo come sempre nei commenti. Un bacione, a presto!